una regione come l'Abruzzo può pagare di più il prezzo di questo, chiamiamolo, inverno dello scontento? Tutti i luoghi fragili del nostro paese che hanno bisogno di cura, di attenzione, pagano un prezzo alto, è sempre più alto, e loro ce lo vogliono far pagare ancora più alto, come con l'autonomia differenziata, le iniquità sociali e le discriminazioni territoriali. Per questo c'è bisogno di unione popolare, perché noi siamo vicini agli oppressi, ai fragili, ai deboli, e la prima proposta che vogliamo inserire in Parlamento è la redistribuzione delle ricchezze, che è ricchissimo adesso in Italia, deve sostenere attraverso misure fiscali, finanziarie. Quale tipo di misure? Ma innanzitutto tassare chi sta guadagnando sul caro vita e il caro bollette. Pensiamo all'Eni che sta guadagnando miliardi e miliardi e miliardi di euro, va fatto sugli extra profitti una tassazione al 90%. E poi un'imposta di solidarietà sulle rendite finanziarie, patrimoniali e immobiliari di chi ha delle capacità economiche che vanno sopra i 500.000 euro. Alla voce energia, da ottobre in poi, cosa bisogna fare? Ma noi siamo gli unici che vogliamo mettere in campo una proposta di pace per l'Ucraina, perché se non c'è la pace in Ucraina e Putin dovesse chiudere il gas, altro che caro bollette di adesso, ci sarebbe una situazione fuori controllo. Quindi bisogna impegnarsi sulla pace, lo Stato si deve fare carico delle bollette nella parte che eccede il giusto, che deve pagare chi sta speculando, lo Stato deve mettere i soldi e l'Europa deve fare la sua parte. Perché questa guerra non viene recepita dal cittadino comune? No, il cittadino l'ha recepita bene, perciò hanno voluto silenziare e non parlare più di guerra, perché ci volevano inculcare l'idea che l'invio delle armi, l'aumento delle spese militari, la discesa in guerra fosse l'unica opzione. Quando crei uno scenario di guerra così devastante, la pace si allontana. Se si allontana la pace ci sono più morti, se si allontana la pace ci sta un maggiore disastro sociale ed economico.